Bella Orridi! Questo sarà un video un po' particolare, magari sarà un po' meno costruito del solito, vado un po' a braccio, non mi sono scritto niente. Chiaramente vi starete chiedendo tutti quanti ogni giorno, ogni notte, che fine abbiamo fatto, perché i Bradipi Sapienti non pubblicano più video. Beh, insomma, è passato un po' di tempo effettivamente, quindi mi sembra giusto pubblicare un video in cui vi spiego tutto quello che è successo, quello che sarà, e perché questa è l'ultima volta che sentirete Bella Orridi! E niente, insomma, andiamo con la sigla. Sigla! Un saluto da Mattia. Niente, come detto, probabilmente questo è l'ultimo video in cui vedrete un video dei Bradipi Sapienti con le nostre favolose bottiglie stampate con la carta e applicate con lo scotch, il nostro Bradipo che scoop degli scoop è uno di quei cosi in cui mettere il tè in infusione, e tutto questo, la maglia di Ezio Greggio, la giacca, è un bene perché almeno eviterò di crepare di caldo durante l'estate e di freddo durante l'inverno, perché un po' di cose cambiano, sono cambiate. Molto in breve, non siamo più due. Sono da solo. Ciao. E niente, non so se riuscirò a fare un discorso di senso compiuto nel corso di questo video. Proverò a tagliare un po' di pezzi tra una frase e l'altra, vediamo cosa esce. Molto in breve. Alla prossima. Ciao ciao. I Bradipi Sapienti non esistono più. Matteo ha deciso di cambiare progetto. Infatti lo vedrete ancora su YouTube in un altro canale, di cui sicuramente vi darò informazione su YouTube e sugli altri canali di cui vi dico tra poco. Tuttavia, questo canale non muore. Ci saranno un po' di cambiamenti, sicuramente, a partire dal nome del canale, che vedrete cambiare nei prossimi giorni, non appena avrò voglia di mettermi lì a leggere le istruzioni su YouTube, cosa assolutamente non semplice, visto che sono pigro, come un bradipo, oserei dire. Quindi niente, ci saranno ad esempio un nuovo canale Instagram e un nuovo canale TikTok che trovate chiaramente qua in descrizione. Adesso proverò anche a farli comparire in giro per il video, vediamo se ci riesco. Ce la faccio, ce l'avrò fatta, boh. Mattia è del futuro, se ce l'hai fatta complimenti. I canali social saranno gestiti in modo diverso anche loro. Instagram e TikTok non vedranno più repostaggi da YouTube, ma saranno incentrati su contenuti extra. Quindi magari su Instagram posterò delle foto, notizie che non vedranno mai la luce sul canale YouTube, meme, cose divertenti in generale. Su TikTok ci saranno dei video apposta, sempre con la stessa tematica, più corti, adatti a quel tipo di piattaforma. Sicuramente cambieranno i formati. Non ci sarà più 10 notizie, non ci sarà più i discorsoni, ma probabilmente ci saranno ancora dei video di approfondimento, e i video saranno sicuramente meno scaglionati di adesso, quindi non usciranno con la stessa periodicità con la quale vi abbiamo abituato, questo perché, come dire, sono pigro. Questo non vuol dire che ci saranno meno video. Come minimo voglio fare un video a settimana. Però magari questi video non usciranno sempre allo stesso giorno, sempre alla stessa ora. Cosa vedrete su questo canale? Ma diciamo che di base i video resteranno più o meno gli stessi nel concept, nel montaggio, nell'ironia, nell'umorismo, perché alla fine continuerò comunque a scrivere come fatto quando scrivevamo insieme io e Matteo. Sicuramente usciranno dei video un po' più corti, monotematici. Sembra brutta questa parola, però nel senso che anziché magari 10 notizie uscirà solamente una notizia per volta, e anziché i discorsoni magari saranno un po' più corti, magari saranno suddivisi in più parti. Bene o male si parlerà sempre degli stessi argomenti: politica, notizie, scienze, arte, le stesse robe, tecnologia, insomma tutto quello che vi abbiamo abituato a vedere nel corso di questo quasi anno. Tra poco bisogna festeggiare, ma si abbandonano i mesi come i parmigiani, adesso parleremo di anni tra poco. E niente, mi sembrava giusto comunque farvi questo video da ponte. Se avete domande potete scrivermele su Instagram o qui sotto nei commenti. E niente, alla prossima!